Don Bedin, anch'io penso a mio padre. Anche mio padre mi ha insegnato e ha scritto cose che servono a vivere con una luce diversa ed era un grande cristiano. Io sono un cristiano modesto, ma pochi come me hanno difeso la Chiesa e i suoi diritti. Le mie critiche a Papa Giovanni non sono critiche alla fede, spesso l'ho anche lodato. Non sono critiche alla religione, sono critiche alla ritualità. Di montare con costi sicuramente significativi un palchetto verso la piazza San Pietro, un baldacchino, per parlare da solo. Ora, chi parla urbi et orbi, un grande simbolo della religione cristiana, come un politico che parla in piazza, parla delle persone. E non mancano i cittadini di Città del Vaticano per poter essere presente alle parole del Papa. Altrimenti il Papa, come fa chiunque si ripari per paura della malattia e perché ritiene che sia giusto non contagiare persone, fa un discorso in una cappella e lo registra e lo manda da lì al mondo. Questo ho semplicemente detto. Cioè che non lui, ma quelli che non sono andati hanno dimostrato poca fede in Dio. Mi pare di poterlo dire. Se non le piace, mi consenta la libertà di una posizione. Vi manderò poi alla fine un mio video su quello che io penso del cristianesimo, che ho detto in televisione e che molti vescovi hanno guardato e mi hanno ringraziato di aver detto, ma che io voglia criticare non il Papa, ma la ritualità. Tra l'altro, forse lei non sa che baciando un Cristo del 400 che aveva cacciato la peste, quindi era un emblema importante, e avendone l'originale, il Cristo si è sciupato, è stato un errore esporlo alla pioggia. E poi perché un baldacchino e non stare sotto il portico di San Pietro coperto comunque? Quindi sono osservazioni semplicemente non contro la fede, ma contro la chiusura delle chiese. Qui vorrei dire, sicuramente anche questo non le piacerà, che ha perfettamente ragione Salvini a dire aperte le chiese per Pasqua, perché avere paura di andare in chiesa vuol dire credere che Dio non esista. Ora, tutto questo è un'opinione. D'altra parte, lo stesso Papa ha dato ordine di aprire le chiese al cardinale vicario di Roma, quindi su questa posizione io l'ho seguito e l'ho anche lodato. Quindi pretestuosa la sua polemica, il suo ricordo del papà che caccia il musicista, c'è poco da cacciare. Io ho semplicemente detto un pensiero che non è contro la fede, ma è per la fede. Nulla è più triste che vedere sotto casa mia da più di un mese chiuse le porte di Sant'Andrea della Valle. Posso dirlo? Oppure lei deve censurare una posizione diversa dalla sua? E poi il Papa parlare nella sua cappella invece di andare sotto un baldacchino in una giornata di pioggia e parlare davanti a delle icone e opere d'arte esposte al rischio delle intemperie. Il danno alle opere d'arte è quasi come il danno alle persone. E l'altra cosa, io non ho sottovalutato il coronavirus. Io ho dato una parola di speranza dicendo andate fuori, andate in giro, andate a Codogno. E l'ho detto esattamente un giorno dopo che Codogno, che è una città come le altre, non è un luogo maledetto, è stata dichiarata bonificata dalla peste, dal coronavirus. Quindi a quel punto diventavano cittadini normali e potevano accogliere, non c'era ancora la misura che diceva di non andare da nessuna parte. L'ho detto cristianamente e umanamente, Codogno non è l'ultimo posto del mondo, questo volevo dire, forse lei non l'ha capito, non è abituato a occuparsi degli ultimi. Quanto al mio tono, sì certo era irriguardoso, era irriverente, era trasgressivo e di questo mi sono scusato. Le scuse, quando vengono fatte, potrebbero anche essere accolte. Lei non le accoglie. Ebbene, quello che ho detto, le rivelerò come ho detto scusandomi, non era altro che quello che hanno detto dei virologi fino almeno al 9 o 10 di marzo, e cioè la signora Gismondo, dottoressa Gismondo, il professor Bassetti, il professor Tarro, che hanno detto, e lo ha detto da ultimo anche Pregliasco in televisione con me, che il coronavirus è meno di un'influenza. L'hanno detto loro. E sono una scienza che pretende di essere assoluta, e lei sa com'è la scienza, senza aver ancora capito nulla del virus. Posso essere stato ingannato? Posso? Ecco, allora le chiedo, Don Bedin, non cacci nessuno, compito di una chiesa è accogliere, non cacciare, lo impari, dovrebbe saperlo, e ascolti le parole che io ho detto sulla nostra chiesa. Grazie!